Let's play. Ciao a tutti, Scuole e Pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo quarto episodio di Ark. La serie sta andando abbastanza bene, vi chiedo di commentare, di partecipare il più che potete, e così in questi giorni, insomma, prendo Ark, quello originale, insomma, da Steam, e giochiamo anche in multiplayer insieme. E sì, sposteremo questa serie in un server PvE per il momento, poi magari in futuro anche in PvP, e facendo la prima serie italiana in gameplay su un server multiplayer, perché ragazzi, se provate a cercare si trova solo merda. Detto questo, vi ricordo un'altra cosa importante: settimana prossima non usciranno video di Ark dei Pokémon, di sta roba qui, perché è Natale, quindi come miei auguri personali di Natale vi farò uscire dei video un po' natalizi e leggermente diversi ma altrettanto divertenti. Ultimissima cosa, iscrivetevi al gruppo di Telegram, così ci potremo tenere in contatto anche durante queste vacanze natalizie e magari ci faremo gli auguri della mezzanotte di Natale, di Capodanno, tutta sta roba qua. Per il momento vi introduco a questo episodio in cui, beh, abbiamo finito di costruire la casa e il nostro Gaetano avrà qualche problemino di insonnia, o meglio di sonnia. Cioè, insomma, secondo me ieri sera è andato a ubriacarsi con le amiche pterodattile e è finito male. Detto questo, andremo anche sulle montagne, incontreremo dei carnivori, i primi carnivori un po' più rompicoglioni, e riusciremo ad andare avanti a fare il nostro upgrade tecnologico, anche rischiando di morire. Guardati questo episodio fino alla fine, ci vediamo dall'altro lato, ciao! Ok, voglio sperimentare un metodo alternativo per andare a procurarmi la carne, che non sia il bancone del supermercato. Guarda un po', c'è un parasauro proprio nelle vicinanze e io, guarda un po', ho sbloccato poco fa le bola. Allora ne facciamo uno. Come solo una? Fibra e hide. No, allora mi deve bastare una sola. Vabbè, via ragazzi, ho fatto una prova prima. È stata tremenda, bruttissima. Ho fatto veramente schifo a tirare sta cosa. E in pratica sono come delle pietre che gliele spari in faccia e questo sviene. Allora, per favore, io non posso minare con sta roba, vero? Senti, ma se te le sparo da qua. Oh, ti sei rincoglionito? Benissimo, picchialo, massacralo di botte, uccidilo. Praticamente lo stunni per un po' di tempo, questo rimane rincoglionito, io lo piglio, oh, ad accettate in faccia. Magnifico, è un bellissimo modo per andare al supermercato questo. Veramente, veramente utile. Avevo proprio bisogno di un'accetta nuova. Sì, sicuramente devo fare, ragazzi, lo smite, la forgia. Ho avuto anche una botta di culo perché ho trovato il, diciamo, la ricetta per fare la forgia. Quindi veramente una botta di culo, senza che la devo sbloccare. Quindi un po' di engram gratis fanno sempre comodo, diciamo. E sono andato a caccia, figo. Non ho dovuto usare il mio velociraptor, che è diventato abbastanza inutile perché non può portare un cazzo di peso. Quindi, cioè, non me ne faccio niente io, ragazzi. Io ho bisogno di... Ehi, mettimi sta roba qua. Oh, metti stole. Ma porca di quella. Ok, bruciami sta roba che ho bisogno di carne. Benissimo, essendo arrivato a livello 46 nel frattempo, ho sbloccato la Sabertooth. Ehi, dove stai? Non l'ho sbloccata. Mi pare ovvio che non la trovi. Sabertooth Saddle, eccola qua. Ed è una cosa, vediamo un po' che cosa mi richiede. Scusami, ma perché mi si sta rincoglionendo Ark? Saber, te l'ho sbloccata, sì? Ok, allora me la trovi per favore. Ok, se non la trovo è perché starà nel banco da lavoro. Va bene, accetto questa cosa. Allora, ne approfitto per andare avanti con quello che avevo promesso. La casa è a buon punto, ve la faccio vedere dall'alto, sperando che sto deficiente mi riesca a trasportare in alto e a volare. E l'ho terminata, gli ho fatto il tetto, gli ho fatto pure... Ti prego, allora aspetta, ti potenzio in peso un attimino, così non mi... Ah, non ancora. Va bene, ti prego, non mi rompere i coglioni, vola. Ho bisogno di un uccello. Sì, certo, ci arriviamo domani. Dai, su, veloce. Ciao, puoi anche morire.
potessi, non ammazzare. Non serve a niente quell'uccello di merda. Allora, ho creato una dependenza. E questa l'avete vista, avete visto la forma. Ci ho messo le finestre di qua. E delle finestre, insomma, da dire. Oh mio Dio, mi va a casa la fuoco. Hashtag a casa la fuoco. Due finestre dietro, che è giusto per far entrare un po' di luce, tanto per fare più FPS ho dovuto disabilitare le ombre, quindi la luce è comunque fatta a cazzo di cane. Come entri, vedete, ci sono le mie gran cagate che ho fatto perché Ark mi prende in giro, mi prende letteralmente per il culo quando devo posizionare gli elementi. Però perlomeno mi prende per il culo in maniera simmetrica, quindi questa è una cosa positiva. Allora, qui avevo pensato, questo è normale, cioè da una parte il muro, diciamo, di questo tipo doveva essere fatto. E qui sopra, vedete, c'è un primo terrazzo, vabbè, non lo notiamo quello. Qui c'è il secondo terrazzo e al centro c'è tutto il nostro tetto che ci porta in questa zona qui. In pratica in questa zona qui ho messo una piccola dependence, vi faccio vedere il mio terrazzo, ragazzi. Se ci fossero gli ombrelloni su Ark li metterei. E qui devo in pratica recintare tutto perché è la mia zona terrazzo, quindi qua posso farci che cavolo voglio. E questa è una cosa che mi è venuta in mente, sembra figa, anzi qua avrei potuto mettere addirittura un muro finestra, però poi troppi buchi, poi metti che mi confondo e cado dalla finestra anziché da... troppo casino. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa casa un po'... carina, dai, è carina però, cioè datemi delle stelle, ditemi quante stelle mi dareste da 1... a 2, no scherzo, da 1 a 10, ditemi quante stelle mi dareste. Allora, in questa zona qui io metterei i banchi di lavoro, come si chiamano, gli armadi, la forgia, che ho trovato la ricetta, voglio sottolinearvi. Ma queste si possono imparare in qualche modo? Ho bisogno di tenerle nell'inventario così a rompico? Vabbè. Ho imparato la ricetta della forgia, qui ci farei, che ne so, una camera da letto, e dall'altro lato ci farei la zona cucina. Che sono abbastanza grandine, dai, cioè possiamo far entrare un po' di roba. Mi devo trasferire ancora un po' di cose dall'altra casa, però va bene. Allora, io ho bisogno di fare forgia. Ok, l'avevo già sbloccata. Ma che cazzo me ne faccio? Questa costa 125 di stone. Questo 125, 5, 75, 20, 40, 5, 75. Che cazzo me ne faccio io? Questo mi aggiunge pure peso. Ma what the fuck? Non me ne faccio una beneamata sega. Ok, no, come si chiama? La smiting? Sì, forse la smiting. Metalingot. Oh my god. Ragazzi, ho bisogno prima di fare il metalingot. Ok, allora, crafto la forgia, crafto la smiting e cerchiamo di fare la sella. E poi ragazzi, devo andare a prendere, devo farmi pure gli strumenti in metallo. Devo fare un po' di roba. Arrivo. Ok, allora sono indeciso se mettere in questo angolo qui o no, mettiamolo qui perché così possiamo, mentre lavoriamo, possiamo insomma vedere l'esterno, diciamo. Però ti voglio mettere sotto la finestra perché tipo così io posso stare a guardare fuori cosa succede, gridare ai bambini quando ci saranno dei bambini un giorno. Sì, dai, sì. Perché ti ho messo così distante? Vabbè, allora, io qua... vorrei fare... oh, benissimo. Ho un metalingot. Ottimo, ce li ho. 8 metalingot. Magari lo vediamo dopo. Ho bisogno di uno di wood e 10 di hide. Ok, allora facciamo una cosa. Io ti metto già tutto il wood e un po' di hide qui dentro. E qui sto mettendo a cuocere. Guarda quanti metalli mi tira fuori. Mamma mia. 3 addirittura. Non ci crederò mai nella... no! Stavo per fare l'epic fail, oh mio Dio. Ok, le selle, ecco, anche c'è la Sabertooth che ha bisogno di 20 metalingot. Tu sei pazzo, 290 di hide. Devo andare un po' a caccia con il mio Carnotauro, sì. Allora, intanto mi faccio uno di questi, ragazzi, perché mi sono rotto le palle di quello di stone. Perché posso così prendere anche i cristalli e posso anche prendere molto più metallo, così i 20 lingotti li facciamo più easy. Dopodiché, come vi avevo preannunciato, prendiamo il nostro amico... ciao, ma tu sei veramente brutto. Ti uso come armadio ambulante, solo per quello ti tengo ancora, perché sennò fai veramente schifo. Allora... mi libero un po' l'inventario. Dopodiché saliamo in groppa a quel pirla lì. Come cazzo ti chiami tu? Ehi, pterodattil.
Dov'è? Meno male, pensavo di aver perso il pterodattilo. Gaetano, shmanin, me che mangia me si ma si fanno girva, buh. Ehi, tu, mi raccomando, che dobbiamo andare sopra la montagna a prendere i cristalli e il metallo. Hai capito? Ha capito lui, sì, a po'. Me, ci vediamo tra picco, ehi, preparati che dobbiamo andare, me. Prova di volo numero uno, ti prego Gaetano, ti prego, fammi volare. Vola l'ape ma... Ah, cazzo ho fatto, porca... Sono un coglione, ve lo dico, mi sono mandato... Che cazzo sei tu? Gaetano, vieni qua, andiamo via di qua, perché il signor Dilofosauro in questo momento potrebbe ammazzarmi. Però Gaetano, tu potresti prenderlo a bastonate. Dai, su, attacca il Dilofosauro, bam! Ti porto dai miei amichetti, vieni qua Dilofosauro di merda, vieni qui. Aspetta, ma io così, guarda, aspetta che lo massacro di botte, vieni qua. Oh, bam, bam. Ah, non mi hai preso, testa di cazzo. L'attacco dall'alto. Mamma mia, Gaetano. Vai, Gaetano. Vai, mamma mia. Uccidilo. No, non mi morire, Gaetano, però, Scusa, Gaetano, vola, che cazzo ti tengo a fare? Perché, cioè, che cavolo vuoi? Vai, questo... No! Perché fa... Ma perché sono così... Cos'è successo? Ma no, mi si è addormentato lo pterodattilo, ma porca di quella zozza, come ha fatto ad addormentarsi? Ma no, ora devo aspettare un anno e mezzo. Ma guardate che sfiga, ma quanto sono rincoglioni. Grazie Ark, perché tu ogni volta mi allieti. E mo come ammazzo sto coso che sta il mio pterodattilo? Ma porca di quella miseria zozza. Ok, lo stupido si è svegliato e io intanto ho lavorato un po' sulla mia casa. Ora possiamo andare, Gaetano. Ho capito che ti ho fatto combattere con un Dilofosauro. Ma era un Dilofosauro, cioè se ti faccio combattere con un T-Rex, che cosa mi combini, Dai. Allora, l'obiettivo è arrivare su quelle montagne lì, anche queste qui, senza cadere vittima. Cosa c'è? Bella! Bella la palude, ho visto già un paio di dinosauri che mi potrebbero interessare. C'è anche una rovina. Ma che figo questo posto. Ok, mi piace tanto. Io voglio arrivare lì sopra per prendere gli minerali, cioè metalli e cristalli. Però fa un po' freddino, quindi spero che non mi si congelino le chiappe di Enomao. Magari facciamo una sosta qui, non ci so... Ci sono due raptor. Ok, come non detto, facciamo una sosta qui allora. Tua cazzo, c'è un T-Rex. Ma porca di quella tozza. Aiuto. Ok, ciao bel T-Rex. Ciao bello. Cos'è questo vento? Ah, ma fa... perché fa freddo? Oh my god. Magna tu. Dai, tanto c'è il T-Rex che ci sta. Che ci sta facendo. Oh, ciao, io vado. Sì, fa leggermente freddo. Sì, ma io ho bisogno di questi cristalli. Quindi non mi rompere le balle, Nomao. Non mi rompere le balle. Certo che io sono anche abbastanza pirla, perché sono venuto in montagna, giustamente, non d'estate che magari fa caldo. No, sono venuto in montagna in pieno inverno. Quindi, ma che sono sti rumori? Ma il mio pterodattilo che mi sta morendo? Oh, ci sta della roba strana qui sopra. Attenzione. Oh, cristalli. Ok. Continuo a sentire rumori strani, tipo di motosega. Non so se li sentite anche voi. Non so cosa sia. Bravo Gaetano, stai buonino qui che io prendo i cristallini per paparino. Ok, due cristalli. Non ne voglio prendere troppi perché rischio che sto deficiente mi sia troppo pesante. Allora, vediamo, così ce la fai a volare? Sì, ce la fa ancora. Quanto si ampi... Non troppo. Quindi se trovo del metallo... Oh, metallo. Ok, ho preso 15 di metallo e una ventina di cristalli. Per cominciare mi va bene. Ora ci togliamo il più velocemente possibile da questa zona, che è tra l'altro altamente pericolosa. Io sto pure continuando a perdere vita, perché penso sia dovuto al freddo. Però abbiamo il necessario, insomma, per poter costruire le due cose che volevamo. Quindi la nostra accetta. La sella della Sabertooth non ce la faccio ancora. Però non fa niente, non era, diciamo, una mia priorità. Ma posso costruirmi
come cazzo si chiama, il binocolo, il cannocchiale, che era quello che volevo fare per catturarmi, insomma, un Argentavis o un pterodattilo un pochino più. Ma dove cazzo sono finito? Sono andato a finire proprio in mezzo al gelo. No, 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 calmino, calmino, ti devi fermare qui perché sennò mi muori nell'acqua, ok? Riposati un attimo, noi arriviamo a casa, spero. Ragazzi, sto rischiando letteralmente di morire. Penso che sia dovuto al fatto che sono stato al freddo. Però, cioè, dai, cavolo, mangia. Su, il freddo è finito. Oh, si sta curando, si sta curando. Mamma mia, ragazzi, che culo. Per un pelo, ce l'ho fatta per un pelo di... Per un pelo di quella arrivo a casa. Ok, anche in questo episodio siamo arrivati alla fine. Ecco i titoli di coda. Vi voglio salutare, vi voglio augurare... Buon Natale, anche se ve lo augurerò anche la settimana prossima, perché questo è l'ultimo episodio di Ark per quest'anno. Ci vedremo direttamente l'anno prossimo. Se sei arrivato a vedere il video fino a questo punto qui, scrivi nei commenti hashtag o le chiappe gelate, perché un pochino gelate si sono, cioè, ok, durante questo video ne abbiamo passate un po' di tutti i colori, insomma. Allora, ti auguro un buon Natale. Se non guarderai i video della settimana prossima, ti ricordo che non uscirà Ark la settimana prossima, e ci vediamo l'anno prossimo di nuovo qui su Ark. Lascia un like, commenta e condividi il video se ti è piaciuto e per sostenere il canale e la serie. Ti ringrazio della visione, ciao a tutti.